Siamo qui, io a parlare e qualcuno ad ascoltare, per illustrare i primi 12 articoli della Costituzione. Nel pochissimo tempo che ci è concesso, non è possibile fare altro che un inquadramento. Mi è venuta in mente questa immagine, un po' come i grandi artisti. Il grande artista è la Costituzione, naturalmente. I grandi artisti tracciano su un foglio qualche linea, tra le linee c'è un vuoto, ma le linee alludono a un disegno e il vuoto va riempito da coloro che guardano, o nel caso nostro, da coloro che ascoltano. Quindi non si può procedere che per accenni, ma questi accenni sono ricchi di contenuto, di prospettive, e si spera che possano mettere in moto la riflessione. Allora, una breve considerazione introduttiva all'insieme di questi articoli che sono contenuti nella Costituzione sotto il titolo Principi fondamentali. Poi quello che segue nella Costituzione è in buona parte uno sviluppo di questi principi. Allora, se coloro che ascoltano hanno sotto mano un testo della Costituzione, cosa che mi auguro che sia, potranno notare che questi articoli sono quasi tutti formulati attraverso l'indicativo presente. Prendiamo l'articolo 1. Cominciamo da lì. Parla dell'Italia e ci dice che cosa è l'Italia. L'Italia è una repubblica democratica, eccetera, eccetera. Negli articoli successivi si dice è compito della Repubblica fare determinate cose e così via. Queste formule con l'indicativo presente, è facile capire che mirano a dare una certa immagine, a fare una fotografia di che cosa è l'Italia, ma attenzione, che cosa è l'Italia secondo l'intenzione di coloro che hanno scritto la Costituzione. Questo non vuole minimamente dire che la descrizione dell'Italia che viene fatta dalla Costituzione corrisponda alla realtà delle cose. Questo quadro è un quadro di, diciamo così, di propositi, è un progetto, è un insieme di desideri. Coloro che hanno scritto la Costituzione si immaginavano di avere di fronte, davanti a sé, un periodo storico in cui in Italia le forze sociali, le forze politiche, le forze culturali, le forze economiche avrebbero cooperato per riempire quei vuoti che dicevo, cioè i segni dati dalla Costituzione in questi primi 12 articoli. Spero che questo concetto sia chiaro. La Costituzione non descrive una realtà, ma indica una prospettiva. Difatti si dice che la nostra Costituzione è essenzialmente un progetto di società. Se noi leggiamo questi 12 primi articoli, ci possiamo rappresentare una società che ha determinate caratteristiche e, come avremo modo di vedere nel prosieguo, sono tutte caratteristiche innovative rispetto al passato. Cioè la Costituzione vuole rompere rispetto al passato. Il passato prossimo era il fascismo, vuole rompere per aprire una prospettiva nuova, che è tutta da costruire. Fatta questa prima precisazione, capiamo anche che non c'è da scandalizzarci, o meglio, non c'è da imputare alla Costituzione il fatto che, come andremo a vedere, molte delle cose che sono scritte in questi primi 12 articoli non corrispondono alla realtà dei fatti. Cioè c'è un distacco tra ciò che è e
e ciò che la Costituzione ci indica come sarebbe bene che fosse. Questo distacco non significa affatto che la Costituzione è un testo obsoleto, che è un testo inutile. Significa semplicemente che in questo distacco, in questo potremmo dire anche contrasto, prendete l'articolo 1, ritorneremo tra un istante su questo, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ecco, qualcuno ironicamente dice no, l'Italia è una repubblica fondata sulla disoccupazione, sul lavoro precario, sullo sfruttamento, e questo è vero, ma ciò che deve essere tenuto fermo è che questa situazione che riguarda da vicino la condizione degli studenti, molti dei quali, qualcuno dei quali ascolterà queste mie considerazioni, questi studenti avvertono con drammaticità la distanza che c'è tra l'affermazione costituzionale del lavoro come fondamento della nostra convivenza e la realtà in cui essi si trovano o possono temere di trovarsi alla fine dei loro studi. Questo per dire, non diciamo, come spesso accade, che la Costituzione, siccome non corrisponde pienamente o spesso non corrisponde affatto alla realtà delle cose, è un testo inutile, superfluo. Anzi, proprio il fatto che ci sia la distanza di cui sto parlando dimostra la sua importanza, perché indica delle mete, degli obiettivi. Se si vuole, indica un programma di civiltà, di civilizzazione, di giustizia, di uguaglianza e così via.